Allora, Angiova, spieghiamo un po' il motivo di questa serata, perché è una serata che vuole essere un omaggio a quella che era, che è stata per circa 20 anni la sagra valverdese dell'acciuga, che poi sia l'anno scorso che quest'anno non è stata fatta, non è stata organizzata. L'anno scorso possiamo anche capire il motivo. Quest'anno non si sa. O non si è potuto, non si è voluto, ma non lo sappiamo. C'è Guttichi, Catania fa marci, Annavi Sofì. L'alba d'argento s'annisca a comari, Catania e agenti che si usca o pane, ma quando s'arrobba e si sono in mano, Catania si incazza e diventa vulcano. A dare la mia personale interpretazione delle alici. Io presento il mio piatto, il signature dish, le alici a beccafico a modo mio. Quelle che praticamente ti hanno dato la possibilità. Quelle che mi hanno dato la possibilità di entrare a Masterchef, che hanno giudicato gli chef proprio in fase iniziale di competizione, che mi hanno dato il là poi il via alla mia partecipazione all'ingresso della Masterclass. Quindi ci farai tutti contenti? Me lo auguro, speriamo. Insomma, 4 chef hanno detto sì quel giorno, quindi mi auguro di riscuotere lo stesso entusiasmo e successo. Sono Giorgio Samperi, il mio lavoro è fare il pasticcere, anche se comunque mi piace tanto dilettarmi in cucina. Quindi cosa fai stasera? Stasera stiamo presentando un arancino rivisitato, l'arancino classico, con l'aggiunta ovviamente dell'acciuga, che è la protagonista principale di questa serata, però diciamo amalgamato con altri ingredienti. Buonasera, sono Lanzi, come vai? Sto preparando le crispelle canciova. Aspettate che ne faccio assaggiare una. Tu presenti ai nostri ospiti la pasta all'acciuga rossa, sì, che ora ci spieghi com'è, ma soprattutto è il piatto che hai sempre presentato nelle varie edizioni della sagra, giusto? Detto esatto, correttamente? Esatto, a differenza della versione bianca preparata con aglio, olio, acciuga. Perfetto, invece noi, stasera è acciuga rossa. Noi puntiamo su un sugo preparato con appunto pomodori pelati, un po' di doppio concentrato, aglio rosso e l'acciuga che è il protagonista. Quindi versione rossa. Paccheri rigati e a finire della mollica tostata lavorata con un soffrittino di acciuga rossa. Partiamo subito parlando del tuo piatto, giustamente, mentre i nostri ospiti lo cominciano a degustare, perché si chiama, se non sbaglio, Non Sonriso. Sì, Non Sonriso, perché questo nome così simpatico? Per diversi motivi. Uno, perché io sono arrivato qui 3 anni fa con un evento che si chiamava Chicchi di Riso, quindi sì, Chicchi di Riso e Uva di Sicilia, che ci sarà ancora. Quindi sarà ancora, sì. Torno dopo quell'occasione. E poi anche perché negli ultimi anni, con queste mascherine, il fatto di stare chiusi dentro, regalare un sorriso agli altri è la cosa più importante e più bella che ci sia. Quindi abbiamo fatto un piatto dove fuori ho disegnato un sorriso per rendere allegro un po' non solo all'appetito ma anche alla vista i nostri ospiti. Io volevo ringraziare tutti i partecipanti a questa serata. È finalmente bello rivedere il locale in così vestito dai nostri clienti e così felici. Diciamo che c'è stato un momento buio che tutti quanti conosciamo, ma avevamo la forza e la voglia di ricominciare e stiamo ricominciando la stagione un po' di queste manifestazioni così gastronomiche con Angiova. E quindi grazie a tutti, intanto l'applauso va a tutti voi.